Non possiamo far passare questo episodio violento che c'è stato in via Mazzini come semplicemente un tema legato al rapporto tra un dipendente e una persona. C'è dietro dell'altro, le transenne sono state spostate dal piano stradale, suolo pubblico, in un luogo privato contiguo. E a quel punto chi è entrato dentro si è trovato davanti chi non gliele voleva far recuperare, cioè quello è materiale pubblico. Era una decisione presa in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e quindi doveva essere attuata. Non possiamo lasciar correre questo tema e quindi io vado a sporgere denuncia oggi pomeriggio ai carabinieri. I fatti sono quelli accaduti la scorsa domenica in via Mazzini, dove delle 10 transenne che dovevano essere disposte per il corteo storico della giostra del Saracino, gli operai ne hanno trovate solamente 3. Le altre si trovavano su un terrazzo che si affaccia sulla strada, ma quando un operaio ha tentato di recuperarle sarebbe stato aggredito. A questo spiacevole episodio si aggiungono poi le immagini dei tafferugli di fronte al Teatro Petrarca. Purtroppo si è assistito a una violenza perpetrata anche usando le armi che fanno parte della coreografia del corteo e questo è un problema grosso perché sono oggettivamente delle armi e quindi il fatto che possano rimanere tali e non diventare oggetti di plastica sta tutto nei comportamenti di chi le tiene in mano. Tra le misure che lei sta ipotizzando per le prossime manifestazioni, addirittura l'antidoping, perché? perché i comportamenti che si sono visti non sono consoni di una persona lucida. Dico solo questo. Ecco, c'è anche l'ipotesi di annullare proprio il corteo. Beh, allora, questa è l'ultima ratio. Io spero proprio di non doverci arrivare. Cioè, il corteo è la parte che è, diciamo, più interessante per chi non è riuscito a entrare in piazza. Mi riferisco ai turisti, mi riferisco agli aretini che non sono riusciti a comprare il biglietto. E quindi è un pezzo di Saracino. E perché dobbiamo rinunciarci? Certo che se la violenza non riesce a essere contenuta in alcun modo, non sarò nemmeno io a dire di non fare il corteo, probabilmente sarà il Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica a chiederlo. Da qui l'appello ai quartieri. Va a tutti gli amanti della giostra, quindi va alla nostra comunità, questa è la festa della nostra città e non può essere violentata in questo modo. Noi rischiamo veramente di fare 10 passi indietro. Non è con le misure restrittive che si ottiene qualche cosa. Qui ci vuole un passo indietro da parte di tutti, una presa di responsabilità forte, con un segnale forte, e per ricostruire un'idea di giostra che sia diversa.